Ciao a tutti amici di Nexus Lab, sono Alessandro. Oggi vi presento la nostra seconda videoprova del Galaxy S3, videoprova questa volta più approfondita. Abbiamo avuto modo di provare per più giorni questo device e adesso possiamo darvi un giudizio complessivo più completo. Andiamo a scoprire subito la scatola piuttosto piccolina, come potete vedere, al cui interno troviamo l'S3 in versione blu. Andiamo a scoprire cosa troviamo. Troviamo anche i soliti manuali di istruzioni e della garanzia. Nello scompartimento sottostante, cavo micro USB, cuffie in ear di buona fattura, con in più i vari gusci per l'adattamento ai vari lobi dell'orecchio. Inoltre abbiamo questo piccolo caricabatterie che condivide il cavo USB, come potete vedere, per il caricamento della batteria. Andiamo a chiuderlo un attimo e prendiamo lo smartphone. Colorazione molto interessante, questo blu che ricorda un po' quei sassi decorativi che si mettono in giardino o appunto nei vari garden center. Andiamo ad aprire la cover che alcuni di voi hanno lamentato presenta alcune crepe dopo averla aperta diverse volte. Noi l'abbiamo aperta 3-4 volte e per ora risulta ancora perfetta. Cover che ci tiene a dirlo, Samsung, non è in plastica ma in policarbonato, cosa che in teoria conferisce un'ottima flessibilità, come potete vedere, e un'ottima resistenza. Dietro troviamo lo slot per la micro SD e la micro SIM. Batteria da 2150 mAh, classica Samsung. Andiamo un attimo a toglierla per levare la micro SIM. Bisognerà fare questo movimento e levare la piccola schedina. Andiamo a rimontarlo. Ok, il device è piuttosto leggero, siamo sui 133 grammi, per le sue dimensioni, per la sua lunghezza ci troviamo ben sotto la media. Ok, come potete vedere la cover si inserisce abbastanza agilmente. Accendiamolo. Allora, le sue dimensioni sono abbastanza importanti. Abbiamo un ben 136 mm di lunghezza, larghezza sui 70,6 mm, per uno spessore di appena 8,6 mm. Lo spessore riesce a conferirgli piuttosto una buona ergonomia, anche se il device è effettivamente molto lungo e importante. I 4.8 pollici del display si vedono, sono quasi comparabile al Note che ha un 5.3 pollici, anche se comunque si riesce comodamente ancora a metterlo in tasca. Come potete vedere nella parte sottostante abbiamo anche due tasti touch, uno di sistema e uno per andare indietro, in più il tasto fisico centrale con cui richiamare le applicazioni aperte recentemente oppure S-Voice. Lato sinistro abbiamo il bilanciere del volume, lato destro abbiamo tasto di blocco o sblocco del telefono, parte posteriore quasi pulita, molto bella sinceramente, questo colore mi piace tantissimo. Abbiamo la scritta Samsung in rilievo, abbiamo la cassa altoparlante in alto a destra, il sensore da 8 megapixel più il flash LED. Parte alta abbiamo il jack da 3,5 e la feritoria per aprire la cover. Parte bassa abbiamo il microfono e l'ingresso del connettore micro USB.
Andiamo subito a scoprire le caratteristiche di questo smartphone guardando subito la versione di Android. Abbiamo Android 4.0.4, probabilmente a breve Samsung annuncerà i piani per il passaggio a Jelly Bean Android, ovvero 4.1. Interfaccia piuttosto pulita di Samsung, la TouchWiz non presenta grandi stravolgimenti in questo suo aggiornamento, molto veloce, assolutamente fluida, come potete vedere non ha un impuntamento, il processore quad core si sente nell'interfaccia, non abbiamo quasi mai un impuntamento. Una delle caratteristiche più interessanti, oltre al display sempre Super AMOLED HD, è S-Voice. S-Voice è un servizio di riconoscimento vocale più avanzato, ovvero con cui interagire, con cui a cui fare delle domande, porre delle domande anche più complicate. Il sistema in teoria dovrebbe interpretarle e risponderci a tono. Possiamo richiamarlo di default cliccando due volte il tasto di sistema. Adesso lo blocchiamo un attimo. Facendo in questo modo si apre direttamente. Non sono riuscito a capire. Si apre direttamente il programma. Per sbloccarlo basta dire anche ciao Galaxy. Che tempo fa oggi? Sereno oggi. La temperatura attuale è di 23 gradi. Ok, come potete vedere funziona, però con conversazioni magari anche meno funzionali, ma diciamo divertenti, a cui Siri è abituato a rispondere, purtroppo S-Voice si dimostra ancora un po' acerbo. Proviamo a inserire una nota a calendario. Ciao Galaxy. Inserisci nota. Cosa vuoi scrivere? Appuntamento per domani. Nuova nota. Appuntamento per domani, dire salva nota, annulla o pronuncia di nuovo qualcosa. Dire salva nota. Scusate, bastava dire salva nota. Come potete vedere adesso farà un po' di confusione. Salvata in S-Memo. Ecco fatto. Come potete vedere anche se io ho detto qualche parola in più, lui la filtra e riesce comunque ad salvare l'appuntamento o in questo caso la nota. Stessa cosa per gli appuntamenti a calendario. Inserisci appuntamento. Ok, a che ora? 17. Vuoi che salvi questa riunione nel calendario? Salva riunione. Salva riunione. Ok, ecco il tuo appuntamento. Vuoi che lo salvi nel calendario? Salva. Ok, salvo l'appuntamento. Come potete vedere funziona già discretamente bene, comunque supporta sin da subito l'italiano, quindi un buon passo in avanti per questo S3. Naturalmente tutti i nuovi smartphone o tablet di Samsung avranno questa funzione attiva. Funzione che purtroppo non viene già installata nei device precedentemente commercializzati. Più scelta di marketing questa rispetto ad una scelta tecnica. Andiamo adesso a scoprire le caratteristiche multimediali di questo S3. Andiamo sulla fotocamera da 8 megapixel che effettua ottimi scatti. Avvicino un po' il soggetto, la nostra spilletta,
fotocamera veramente veloce, in questo momento non so se è riuscito a percepirlo, lui sta effettuando diverse fotografie. Vedete qua in basso. Inoltre abbiamo anche diverse modalità come lo scatto multiplo, l'HDR, il modo sorriso, ovvero finché il nostro soggetto non sorride il telefono non scatta, l'estetica, la panoramica, il fumetto, lo share shot o la condivisione foto con amici. Abbiamo anche diverse altre impostazioni, veramente una fotocamera fatta piena di funzioni e con una qualità grafica assolutamente ottima. Anche i video vengono girati a 1080p, ottimi, veramente ben definiti. Inoltre in basso qua a destra ci viene visionato la memoria utilizzata per questo video. Ok, andiamo sulla galleria per rivedere i nostri scatti. Camera, eccolo qua. Come potete vedere, abbiamo effettuato tutti questi scatti in poco tempo e possiamo andare anche ad aprire direttamente il nostro video. Vengono girati a 1080p. La memoria utilizzata. Ok. Un'altra funzione, per esempio, apriamo questa foto in cui abbiamo questo soggetto, il Galaxy S3, il software rileva il volto di una persona e possiamo taggarlo nella nostra rubrica. Lui poi successivamente, più utilizzeremo questa funzione, più il Galaxy S3 in automatico riuscirà a taggare i nostri soggetti. Abbiamo anche altre funzioni aggiuntive, come per esempio la facoltà di fotografare lo sfondo direttamente passando così la mano. Non sempre lo prende, ecco fatto. Abbiamo salvato lo screenshot con questa gesture. Se noi adesso, questa qua è la nostra foto. Possiamo allargare, condividere, eccetera, eccetera. Troviamo anche altre funzioni molto carine, tra cui lo Smart Stay, funzione molto furba a mio avviso, ovvero la facoltà di rilevare se l'utente sta guardando effettivamente il display. Se l'utente sta guardando il display, il cellulare non andrà in standby. Come potete vedere, abbiamo attivato lo standby intelligente, cosa che ci consentirà appunto di far rimanere acceso il nostro schermo senza che ci salti la luminosità, che il device vada in blocco. In più abbiamo la gestione del LED abbastanza scarna, per questo vi consiglio di scaricare applicazioni dal Google Play Store. In più abbiamo altre applicazioni già preinstallate. Abbiamo questo widget per il meteo piuttosto carino. Come potete vedere, se facciamo questo movimento effettueremo l'aggiornamento delle notizie. Dovremmo fare questo movimento a V. Questo così. Come potete vedere, ci notifica l'aggiornamento. Abbiamo chat on che ci permette di chattare con diversi sistemi, non l'abbiamo ancora attivato. Abbiamo inoltre altri servizi offerti da Samsung, abbiamo appunto il Game Hub in cui possiamo trovare altri giochi da scaricare, abbiamo il registratore vocale, la radio FM e
il Samsung Apps, ovvero un altro store di applicazioni alternativo al Google Play. Per esempio, in questo store con altri device si possono trovare applicazioni che su Google Play non sono disponibili. All Share Play, praticamente possiamo condividere o riprodurre sulla nostra intranet locale tutti i contenuti multimediali che abbiamo nei diversi computer o negli altri smartphone Android e non. Andiamo ora a scrivere un messaggio. Ok. Tastiera abbastanza classica di Aiscream, non è stata rivoluzionata. Feedback del touch ottimo. A volte la grandezza del display, se non siete abituati, la corsa tra i vari tasti, magari della fila superiore e la barra spaziatrice, è molto lunga, quindi si rischia di non riuscire a premerla, ma di andare direttamente a premere la prima riga della tastiera QWERTY. In orizzontale, tastiera praticamente invariata, troviamo seconda funzione i simboli, in seconda funzione altri simboli e per ultimo le emoticons, come potete vedere già preimpostate. In più, nel funzioni telefoniche troviamo già la ricerca veloce dei contatti tramite tasterino numerico, la divisione per registro delle chiamate, preferiti e la rubrica completa, dove troviamo, se abbiamo configurato un account Google, anche i nostri numeri su Google, ovvero anche contatti mail e altri contatti, magari Facebook o di altri social network. Tenendo premuto il tasto di sistema si va invece nel multitask, dove troviamo tutte le applicazioni aperte che possiamo chiudere con questo movimento. Qua Samsung ha deciso di non portare modifiche all'interfaccia. Andiamo a provare in ambito multimediale il device. Andiamo sulla nostra cartella di test e direi di iniziare con un filmato in alta definizione. Peggy 16. Allora, il device senza problemi riesce a riprodurre tutti i filmati che gli abbiamo proposto, dagli MP4 in Full HD agli AVI anche in bassa risoluzione. Adesso vi faccio vedere questo DVX che apre senza troppi problemi. Puntata precedente. Andiamo a provare invece un MP3. Prima di farvelo sentire, vi volevo far vedere l'interfaccia del riproduttore multimediale di questo S3, piuttosto elegante. Come potete vedere, in orizzontale viene disposta l'immagine a sinistra e i vari comandi a destra. Audio piuttosto buono, non altissimo, però non abbiamo sentito disturbi di sorta. Anche i suoni bassi vengono riprodotti abbastanza bene, anche se comunque
La singola cassa mono piccolina non consente una riproduzione dei suoni delle frequenze più basse in maniera ottimale. Abbiamo anche Video Hub, che non vi avevo presentato, in cui possiamo scaricare dei film, dei piccoli video, oppure anche vedere delle anteprime di film al cinema. Ok, andiamo sul browser web che veramente vola. Abbiamo una velocità del browser eccezionale, forse la migliore presente su un dispositivo Ice Cream Sandwich. Visualizziamo in versione desktop Nexus Lab. Come potete vedere, la navigazione è veramente ottima, fluidissimo. Apriamo una pagina e durante il caricamento, che è quasi istantaneo, non abbiamo quasi blocchi. Apriamo una pubblicità. Oppure anche in questo modo. Non so se riuscite a percepire, anche con mettendo le due dita sullo schermo e muovendoci in questo modo viene aumentato lo zoom. In questo momento non ce lo fa, non so come mai. Proviamo con questa pagina. Probabilmente questa gesture non è attiva. Gestione delle schermate, come potete vedere, personalizzata da Samsung, molto carina. Possiamo togliere schermate con il menu in alto. Ok. Ultima cosa, il calendario anche è stato leggermente modificato, anche se è molto simile all'originale di Google. Abbiamo questa trama quasi color sabbia, molto carina. Inoltre Dropbox viene offerto 50 GB per 2 anni a tutti gli utenti che acquisteranno il Galaxy S3. Un ottimo plus in più per tutti quegli utenti che hanno estremo bisogno di questo metodo di condivisione cloud. Per il resto il Galaxy S3 l'ho trovato un terminale veramente buono, enorme, effettivamente molto grande. Forse se ci fosse stato meno spazio lasciato ai tasti di sistema, si avrebbe contenuto le forme di questo device. Purtroppo Samsung ha voluto, forse per problemi strutturali, lasciare ancora il tasto di sistema fisico con i due tasti touch di fianco. Per quanto riguarda il design, molto bello questo colore blu, molto particolare. Io non ho rilevato problemi alla cover, che mi è sembrata piuttosto robusta. Naturalmente, se tolta, anche se in policarbonato, se tolta in maniera abbastanza brusca o messa troppo velocemente, si potrebbe incorrere in alcuni problemi. Per il resto S-Voice ancora abbastanza in versione beta, funziona per alcune cose, però se si va a chiedere qualcosa di un po' meno scriptato si rischia di non capire. Un cellulare che consiglio, spero solo che scenda ufficialmente di prezzo velocemente, perché 699 euro di listino sono forse un po' tanti. Si trova già agevolmente online a 550 euro, a 600 euro, anche se il prezzo comunque rimane comunque abbastanza elevato. Un saluto da Alessandro per Nexus.